Ciao e benvenuti in questo canale. Oggi mi sono voluta sfidare, mi sono sforzata, sì, perché io con i numeri non vado molto d'accordo. Mi sono voluta sforzare per provare a capire in una mattina qualsiasi e qualunque quanto io avrei risparmiato facendo delle cose normali che facciamo tutti in casa. O che magari dovremmo fare se vuoi veramente risparmiare. Cose semplici, facili, veramente alla portata di tutti, che non ci vuole una scienza, non ci vuole una laurea, non ci vuole chissà che intelligenza per fare tutte queste pratiche. Ho voluto segnare nero su bianco e filmare le varie attività mattutine. Io tengo a precisare, sono solo le attività mattutine. Nel mezzo di queste attività io ho anche lavorato, ho creato i miei ebook, i miei libri e ho lavorato nei social e ho gestito il mio affittacamere. Quindi insomma, diciamo che sono attività messe all'interno della mia attività, del mio lavoro, ecco, mettiamola così. Quindi alla fine è risultato un bel numerino per essere solo ed esclusivamente una mattina. Allora, siamo partiti ovviamente dal caffè. Io tengo a precisare che purtroppo sono drogata di caffè. Purtroppo a me piace tantissimo il caffè e non ci sante che tengano. Mi concedo poche cose, ma il caffè assolutamente per il momento non ci voglio rinunciare. Non è che non posso, volere è potere, ma non voglio rinunciare al caffè. Allora, quello che è uscito da questa analisi, e vorrei che poi alla fine del video poi mi scriveste nei commenti se anche voi la pensate come me. Risparmiare come concetto di vita, ma non come rinuncia. Impariamo a definire il risparmio non come rinuncia, ma come un mezzo importante, fondamentale, dove possiamo anche divertirci per arrivare ai nostri sogni. Non rinunciamo a nulla che ci piace, nel senso, io sono felice e sono anche piuttosto goduriosa nelle cose di casa. Mi concedo, come vedrete poi nei vari filmati che piano piano si vedranno in questo video, se avrai la pazienza e la voglia di continuare a vederlo, e senza rinunciare alle cose semplici della vita. Ovviamente ognuno ha le proprie cose a cui è legato, le proprie abitudini e le cose che ci piacciono. Come potrai ben vedere, io non ho rinunciato a quello che per me, ripeto, per me ogni persona è fatta a modo suo. Io parlo per me, voglio portare in questo canale la mia personale esperienza, sperando che magari anche un pezzettino ti possa essere utile nella tua vita quotidiana. Io sono partita dal bermi due caffè, mi bevo due caffè, uno insieme a Luciano e Michela la mattina alle 6:30, intanto che facciamo colazione. Beatrice sta ancora dormendo. E mi alzo verso le 6:15, 6:20, do da mangiare ai miei amati pelosi, raccolgo la roba stesa e intanto Michela e Riccardo Riccardo è il mio figlio, Michela e Luciano si preparano la colazione. Entro io, Luciano mi fa scaldare il mio primo caffè. Lì non ho filmato niente perché io penso che sia per il momento un momento un po' molto personale. Poi comunque io parto a mille. Luciano e Michela sono due caratteri molto simili che partono molto lentamente, per cui non volevo rompergli le scatole, e arriverà anche quel momento lì, ma adesso no. E quindi poi mi sono bevuta il caffè una volta che ero a casa da sola. Luciano è andato a lavorare, Michela l'ho portata al pullman per andare a scuola, Beatrice l'ho portata a scuola, ero a casa da sola con i miei bimbi gattosi, mi sono bevuta il mio caffè. Quindi due caffè al giorno, due caffè alla mattina, sono circa 2,40 euro se lo bevi al bar, e io penso che costi intorno ai 30 centesimi,
correggetemi se sbaglio, scrivetemi nei commenti se i conti li sbaglio, perché vorrei precisare che la maggior parte, se non tutto, di quello che io ho scritto, dei prezzi che io ho scritto, sono molto spannometrici, poi vediamo anche il perché. Poi sono andata nell'orto e ho raccolto la salvia, abbiamo due tipi di salvia, e per fare una cosa meravigliosa, fantastica, abbiamo raccolto la piantaggine, abbiamo raccolto il timo, e poi sono arrivata in casa, ho lavato queste piante, le ho lavate molto bene, le ho lasciate piuttosto bagnate, e ho inserito nel frullatore tutte le piante lavate con il lievito alimentare scaglie, sale e il anacardi tritati, polvere, farina di anacardi, con ho aggiunto dell'acqua dove la sera prima avevo messo, ho lasciato macerare della menta, quindi diciamo acqua col profumo e gli aromi, le proprietà della menta che di solito io bevo, e ho frullato bene il tutto. Ho ottenuto un vasetto e mezzo di pesto. Ovviamente qui il prezzo che te devo dire, come faccio io a sapere quanto costa un pesto così? Io ho sparato un 3 euro questo vasetto e mezzo, perché comunque sono prodotti un po' particolari, di nicchia. Io penso che sarebbero costati 10 euro ad andarli ad acquistare in realtà, però restiamo umili, mettiamo 3 euro, anche perché secondo me non si trova neanche in commercio un prodotto del genere, quindi secondo me è inestimabile, non ha valore, anche perché le erbe le ho raccolte proprio nel mio giardino, nel mio orto. Sono passata alla cura di me stessa, quindi ho fatto la pulizia viso con un panno, con un guantino che ho acquistato due o tre anni fa, quindi sono 2-3 anni che lo utilizzo praticamente quasi tutti i giorni, e quindi la spesa si è completamente ammortizzata. Lo lavo, tendo a lavarlo sì in lavatrice, ma spesso lo metto in ammollo in acqua e sapone, di modo che cerco di utilizzare anche non detersivo, solo sapone che mi autoproduco io, e solo un po' di acqua, perché in una ciotolina metto questo, quindi cerco anche di fare attenzione alla gestione di questo strumento, quindi quasi giornalmente, se non il 90% delle mattine, faccio la pulizia viso. Teniamo presente che io non mi trucco, sono anni che non mi trucco, non ho nemmeno i trucchi in casa, non sono capace, non mi piace, mi dà fastidio, e quindi io sono già un po' più, insomma, questa pulizia viso la faccio una volta al giorno, di solito alla mattina quando sono a casa da sola, è come una coccola. E ecco, questa pulizia viso, e mi sono spalmata la crema che mi faccio io, che mi autoproduco io in casa, per cui vabbè, non ho tenuto conto del prezzo della crema, ho tenuto conto solo di una semplice pulizia viso. Io l'ho sparata a 10 euro se vai magari dall'estetista e ti fai fare la pulizia viso. Ovviamente prendete molto con le pinze questa cifra, perché io dall'estetista non ho mai fatto in vita mia, in 48 anni e mezzo, una pulizia viso dall'estetista, e quindi non ne ho la più pallida idea di quanto costi, quindi perdonatemi se sto dicendo delle castronerie a livello di prezzo, correggetemi, ripeto nei commenti, veramente fatemi sapere quanto davvero costa, perché sono anche curiosa di saperlo. Poi ho tagliato le patate, ho fatto cuocere la pasta e ho condito un po' di insalata, mi sono preparata un bel pasto abbondante. Io qui ho sparato circa un 10 euro, se vai magari nei ristoranti, quelli pranzo di lavoro si chiama, mi sembra, del mezzogiorno, magari quelli fuori dalle autostrade, insomma costano 10-12 euro più o meno, credo, i pasti, e quindi ho sparato un 10 euro. A me penso il pasto più o meno mi sia costato un euro più o meno.
Mi sono poi depilata, è vero che non lo fai tutti i giorni, però nella stagione estiva quasi tutte le settimane, a meno che non vai dall'estetista a farti la ceretta. Io non so quanto costa una ceretta. Io ho questo Silkepil che utilizzo ma almeno da 10-15 anni, non esagero, forse anche di più, però restiamo sempre umili e non diciamo e non cerchiamo di dire cose per impressionare le persone. Facciamo 10 anni, quello sono sicura al 100%, e quindi si è ammortizzato anche quello, più o meno dal ginocchio in giù penso che costi un 25-30 euro la depilazione dall'estetista. È vero, io vorrei aprire anche una parentesi e non ho niente contro le estetiste, anzi una coccola ogni tanto, sono sincera, non mi farebbe schifo, nel senso che se avessi da barattare o se qualcuno mi regalasse una seduta dall'estetista, una mezza giornata, una giornata a fare una coccola dall'estetista che ti prende e ti fa di tutto dalla testa ai piedi e ti coccola, io non ho niente contro questa cosa, anzi mi piacerebbe tantissimo perché non l'ho mai fatto nella mia vita, quindi sarebbe veramente un'esperienza fantastica per me, quindi non ho niente contro questa attività. Io stessa, arrivata a 48 anni, mi piacerebbe imparare questa attività. E dico a me, mannaggia la miseria Stefania, perché non ti sei svegliata fuori prima, e quando c'era da andare a fare la scuola professionale non sei andata a fare sto cacchio di estetista, avresti guadagnato soldi a palate e avresti coccolato le persone, le anime, le avresti accolte, le avresti amate. Forse sarebbe stato il mio lavoro, anche una sorta di psicologa. Adesso sono sincera, mi piacerebbe tantissimo imparare questa professione qua, sarebbe il mio sogno, anche andare a lavorare 4 ore la mattina mentre le mie bambine vanno a scuola, sono a scuola, e imparare gratis, cioè andare a lavorare gratis pur di imparare questa professione, perché davvero mi piacerebbe, me la porterei a Fuerteventura, non l'eserciterei qui probabilmente, quindi mannaggia a me. Quindi ripeto, assolutamente no, però io tra prendere appuntamenti eccetera eccetera, è vero anche che la ceretta ti dura di più rispetto al Silkepil, questo dobbiamo essere coerenti, sinceri, quindi però io diciamo che mi è costata zero se non pochissima corrente, perché e poi dopo mi sono spalmata il mio balsamo di tigre, che lo fa con tanti oli essenziali, i miei unguenti con gli oli essenziali me lo sono spalmato per disinfiammare un po' la zona che ho depilato, e quindi insomma anche qua 30 euro risparmiati. Mi sono fatta il gelato a metà mattina, quindi il gelato con banane tagliate a rondelle congelate. Ho aggiunto del cacao, in questo caso zuccherato perché a Beatrice piace quello zuccherato, però potete utilizzare meglio quello amaro, e ho aggiunto il caffè freddo e un pochettino di, se necessario, un pochettino di acqua alla menta, quella famosa che ho utilizzato anche per fare il pesto, se necessario. Frulliamo con il mio magico frullatore, anche questo che è stato un investimento, e otteniamo un gelato che è di una goduria incredibile e personalizzabilissimo, quindi fantastico, quindi anche qua una coccola micidiale. Vuoi non farti verso la fine della mattina un caffè shakerato di quelli goduriosissimi con del semplice ghiaccio che ti sei fatto in casa con l'acqua del rubinetto? Poi mettiamo 2 cucchiaini di caffè solubile e un cucchiaino e mezzo, un cucchiaino in base ai vostri gusti, di zucchero di canna integrale. Shakeriamo, e qui veramente io poi l'ho messo in frigorifero e l'ho bevuto per tutto il giorno, perché comunque era un po' tanto per una persona sola. Comunque anche qua forse magari ti costa 3 euro,
quella quantità lì, magari 30 euro al bar, non lo so, io comunque ho segnato solo 3 euro di costo, perché quando vai al bar ti danno, non lo so, è una vita che non... Sono andata solo una volta a bere il caffè shakerato, ha pagato la mia amica, quindi non so quanto l'ha pagato, ed era la quantità del bicchierino piccolo che io ho fatto questo shakerato. Tutto il bicchierone grande non c'era, però è una goduria perché ti esce quella crema meravigliosa, buonissima. Ecco, alla fine, per finire, e ripeto, però in mezzo a tutte queste cose io lavoravo, cioè lavoravo al PC, rispondevo al telefono, insomma non è che faccio solo queste cose, cioè non è che mi metto qua e vivo solo facendo autoproduzione, facendo queste cose. Questa è una mia giornata, diciamo che la depilazione non la fai tutti i giorni, il dentifricio non lo fai tutti i giorni, ma se non fai il dentifricio ti fai il deodorante o ti fai qualche altra cosa. Ho fatto il dentifricio, pochissimi ingredienti, io ho scritto che più o meno mi è costato 3 euro, compreso gli oli essenziali, ma forse meno, non lo so. Cioè, che sarebbe costato 3 euro ad andarlo ad acquistare, a me è costato circa 50 centesimi. Vediamo, anche il caffè shakerato, io ho scritto 3 euro, ma forse mi è costato 50 centesimi. Il tutto a me cosa mi è costato? Più o meno spannometricamente e più o meno quanto ho risparmiato. Io ho risparmiato più di 50 euro, perché io facendo questi conti avrei speso, se avessi acquistato tutti questi servizi e prodotti, 66 euro e 40 centesimi, più o meno, ripeto, perdonatemi delle castronerie che ho detto come prezzi, e io più o meno ho speso anche qui più o meno 4,30 euro, e ho risparmiato in una mattina più di 50 euro. È tanto, perché comunque in una mattina di 4 ore, se fossi andata a lavorare, a fare le pulizie, è vero, magari avrei preso 40 euro, ma avrei speso di benzina, insomma, equilibriamo un po' le cose, magari fare un po' una cosa, un po' l'altra, ognuno poi se la vede un po' con il suo stile di vita, con le proprie esigenze. Io mi auguro che un video come questo, che è durato un pochettino rispetto alla media del canale, ti sia piaciuto. Ci tenevo tanto a condividere con te una mattina, diciamo, tipo ieri nel fare il caffè shakerato mi è proprio venuto in mente di fare un video del genere, perché ho detto voglio capire anche io, è tantissimo che non faccio, tutta la mia esperienza è partita proprio da questi conti, poi dopo con gli anni, una volta che io ho capito che comunque risparmiavo tantissimo, poi non ho più perso tempo a fare, ma il tempo che perdevo per fare tutti questi conti, cercavo di imparare una cosa nuova. Però stamattina ci tenevo tanto a fare questa cosa qua, per me, ma poi per condividerla con voi. Scrivimi nei commenti cosa ne pensi, iscriviti al canale, a questo e all'altro Cucina con un Euro, vai su Amazon e cerca Stefania Rossini libri e ti uscirà il mondo. Io ti ringrazio, vai anche su Instagram e Facebook come Stefania Rossini ed iscriviti ai miei social. Aspetto i tuoi commenti e le tue iscrizioni al canale. Grazie, ciao!